Ciao, ti invito ad iscriverti se ancora non l'hai fatto. Iscriviti, stiamo arrivando a 100 iscritti. E ci sono 4-5 pulsanti. Io clicco su iscriviti. Un messaggio. Lasciamolo. Bravo, adesso abbiamo 90 iscritti grazie a te. Grazie. C'è anche un pulsante like, lo premo subito. Complimenti, hai messo mi piace. C'è anche un pulsante restinzioni. Accesso negato. Sul computer sono attivate le restinzioni. Contattate Microsoft. Stai scherzando? Chiave di accesso. Non me l'eliminare. Non me le... Chiave di accesso eliminata. Bene, questa è una bellissima cosa. Non toccare. E se tocco? Un errore con 0 caratteri. Questo video vi farà imparare a inventare una pagina web. Intanto ci troviamo qua sul nostro sfondo del nostro desktop. Facciamo tasto destro, tasto destro, tasto destro, tasto destro. Non funziona il mio tasto destro, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Ok. Nuovo documento di testo. Rinominatelo come lo volete e poi fate, io scrivo tutorial per YouTube. Rinominare un nuovo documento. Sì, rinominare. Questo per caso esiste? Niente, ragazzi. Faccio tutorial per YouTube e tra parentesi 2 tra parentesi perché c'è un file nascosto che dice che c'è già. Ah, era questo il file. Tasto destro, elimina. Tasto destro, rinonima. Non ti permetterà farmi cancellare tutto. Ok, apritelo, io lo metto a schermo intero. Scrivete questi strani comandi. HTML. Scriviamo anche body. Già abbiamo fatto qualcosa. Allora, scriviamo H1 e due punti, virgolette. Metteteci un messaggio che volete rappresentare alla pagina all'interno della pagina web. Io scrivo: ciao, iscriviti. Oh, se no, non so come si scrive. Ciao 131 non fa più video. Va bene, abbiamo già fatto. Poi si deve anche chiudere H1, quindi fate questo, mettetegli lo slash, ma H1. Va bene. Se non lo mettete non funziona. Allora facciamo poi questo così, button tipe but, cioè non ho scritto u, button, lo vedete tutti, button, ok, on click uguale, non riesco ad arrivare all'uguale, servono due mani, scusate, on click. On click uguale alert. Leggono le virgolette che ci sono qua, giusto? Ve le faccio leggere io. Ok, on click uguale alert. E facciamo okay, alert. Mettiamo un tra parentesi che io non ci arrivo, ci sono arrivato. Mettiamo poi dentro la tra parentesi una. Un accento, un apostrofo,
E scriviamo. Bravo. Scrivete quello che volete. Bravo. 231 farà. Scrivo farà perché se scrivo con questa si crasha tutto. Bene, quando avete finito, oppure sbagliato, quando avete finito, poi avete finito, mettete un apostrofo e chiudete con la tra parentesi e poi mettete anche una, due virgolette, mettete virgolette e poi scriviamo poi facciamo la freccetta all'incontrario. La freccetta così, perché si deve chiudere button, io la faccio un po' più attaccata, e poi scriviamo il nome del pulsante. Bene, ho pure sbagliato, però ci sto. Ok, iscriviti. Ok. Poi mettiamo questo. Dobbiamo chiudere button, ragazzi. Button. Dobbiamo chiudere button, ragazzi. Io per non riscrivere un altro button faccio. Allora, lo copio sul mio mouse. No, ho sbagliato. Ok, ragazzi, ci sono riuscito. Faccio. Il tasto mi ha annullato tutto, ma che schifiato! Ah, ce l'ho fatta, tasto adesso. Dicevo tasto destro, copia. Mi ha copiato che schifo, tasto destro, incolla e mi ha incollato tutto, me l'ha copiato. Io scrivo un messaggio. Ok, l'ho scritto. Sei ancora tasto destro, basta. Si è corrotto il tasto destro. Ok ragazzi, abbiamo finito dei bottoni. Se volete scrivere una consegna sotto i bottoni, che possono essere anche più di 100, credo, non lo so. Se volete scrivere un'altra consegna, cioè un altro nome qui, scrivete, fate così, H2, si può fare anche H3, H4, H5, anche H6, H7, H8, H9, H10, tutti gli H del mondo. Io nel frattempo li faccio. Vuoi? Vuo, ho scritto vuo. Davvero? Vuoi davvero accettare l'op? Che hai scelto tranquilli, non corrompe niente. Dobbiamo fare anche la fine di H2, quindi ho riscritto un altro slash, cioè H2. Vi ricordo che così lo dovete fare se volete. Questa è la seconda consegna sotto gli altri bottoni. E H2 si deve sempre chiudere come H1 che è qua in sopra. E qua in sopra. E ora possiamo fare anche altri bottoni, volendo. Facciamo tasto destro, mio mouse è scomparso, tasto destro, incolla.
tasto destro, incolla. Ok ragazzi, sono tornato modificando tutti e due i pulsanti, ma quelli pulsanti li scrivo sempre sotto H2, non su H1. Quando avete finito di fare i controlli, andate su File, cliccateci, salva con nome, vi spunterà il nome del file del documento, il testo che avete fatto, tutorial per YouTube, non salvate subito, dovete fare punto HTML. Cioè, gli ho messo virgola HTML. Ma io non ho messo una cosa, ragazzi. Non è. Se non metto questa cosa, non è. Il programma non va. Non funziona. Quindi dobbiamo mettere anche la fine di body. Body. E anche la fine di HTML. È fondamentale questa cosa. È importantissima. HTML, me la sono scordata. Ok, dopo che abbiamo fatto questa cosa, riandiamo su file, andiamo su salva con nome, mettiamo punto HTML, salviamo, ci spunterà un file, eccolo, tutorial per YouTube su desktop. Clicchiamoci, consenti contenuto bloccato se su Internet Explorer. Visto ragazzi, vi ho detto che si corrompeva tutto. Non mi ha scritto più e mi ha scritto pia. Tipo A con la stanghetta della N della Spagna, però. Allora, ciao. Iscriviti o se no G131 non fa pia video. Iscriviti o ignora. Aiuto, dov'è il mio cursore? Ah, ecco, l'ho trovato. Iscriviti. Bravo, G131 farà altri video per sempre. Se faccio ignora, funziona sempre. Ah, ok, G131. Io clicco di nuovo su iscriviti perché sennò. Ok. Ora, vuoi davvero accettare l'opzione che hai scelto? Sì. Salvataggio opzione in corso. E se clicchi su no, salvataggio opzione in corso. Quindi è una trollata. Ok, il video che vi ho fatto vedere c'è anche uno speciale che ho fatto un Windows installer. Sono stato davvero un pro. No, per. Ok, consenti contenuto bloccato. Scegli quale Windows voglio aggiornare. Allora, questo PC è di Windows 10, quindi aggiorniamo Windows 10, tanto nessuno se lo accorge. Errore, Windows 10 è già installato su questo desktop. Ma mi ha trovato quindi questa pagina che ho fatto io. Windows XP, aggiornamento in corso. Come vuoi eseguire l'aggiornamento? Con la macchina virtuale o senza la macchina? Con la macchina virtuale. Attendi. Ok, non succede niente. No, 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 sul PC mi ha installato Windows XP davvero. No, dai, welcome. No, mi ha resettato il file, mi ha rotto tutto. Mi chiamo Facebank. File progress. A questo punto perché. Ah, a questo punto installo Bonzi Buddy. A questi tempi Bonzi Buddy andava bene, dai. Cosa? Non me ne frega. Fai così. Dai. Spank, mi chiamo Windows Update, email, internet, Google. Eccolo. Google, Willow, computer, no, no, no. Restore pagines, no. Ma che cosa mi restaurava? You are an idiot. Quel maledetto virus. Dai, veloce. Bonzi Buddy, gone god. Va bene. Mi ha crashato tutto. Mi ha installato, ragazzi. Andiamo. Dai, chiudi la pagina, chiudi anche questo. Close all tabs. Che stavo facendo prima? Bonzi Buddy 3, Bonzi Buddy 4 e Bonzi Buddy 2. Bonzi Buddy, ciao!
Cosa? Che fastidiosa la pancia di Bonzi! Ma no, cosa... Io metto un nome a caso. Spandong. No, ma stai scherzando, ma veramente? Mi stai chiedendo cose personali. Cosa? Ma stai scherzando? Ok, ha chiuso la finestra, era facile, era facile. Ok. Bonzi. Se posso... No, ok, stiamo... Ti metto qua, ti metto qua. Andiamo su start. No, andiamo su start, sì. Poi Internet Explorer. Ah, Internet Explorer. No. Voice Project. No. Perché c'è un'email di Microsoft? Che c'è una mail di Microsoft. Ma scusa, questo è Internet Explorer sul PC di Windows 10. Mi era Bonzi. Io stavo facendo sta cosa. Ho installato veramente, non ci credo, l'ho installato veramente Windows XP. Vabbè, sapete, il video è finito qua. Bonzi, è il momento... No, perché mi saluti? No, no, no! Ma se n'è andato, ma perché? Uffa, allora shutdown. Shutdown il computer. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero anche che mi si ripristini Windows nella sua versione di Windows 10 con tutti gli altri file, se no mia madre mi ammazza. Comunque, il video è finito qua, lasciate un like, questo era il video più divertente del mondo e ciao!